Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, oh Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaonang tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak
magpakailanman. Ang salita ng Diyos. A reading from the letter of Saint James. Be patient, brothers and sisters, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient with it until it receives the early and the late rains. You too must be patient. Make your hearts firm, because the coming of the Lord is at hand. Do not complain, brothers and sisters, about one another, that you may not be judged. Behold, the judge is standing before the gates. Take as an example of hardship and patience, brothers and sisters, the prophets who spoke in the name of the Lord. The word of the Lord. The Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Cristo, permesso dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta da vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Da lì, fratelli e sorelle, celebriamo oggi la terza domenica di Avvento. Nella prima lettura, il profeta Isaia invita tutta la terra a rallegrarsi per la venuta del Signore, che porta la salvezza al suo popolo. Egli viene ad aprire gli occhi ai ciechi e gli orecchi ai sordi, a curare i zoppi e i muti. La salvezza è offerta a tutti, ma il Signore manifesta una tenerezza speciale per i più vulnerabili, i più fragili, i più poveri del suo popolo.
Dalle parole del Salmo responsoriale apprendiamo che ci sono altri vulnerabili che meritano uno sguardo di amore speciale da parte di Dio. Sono gli oppressi, gli affamati, i prigionieri, i forestieri, gli orfani e le vedove. Sono gli abitanti delle periferie esistenziali di ieri e di oggi. In Cristo Gesù, l'amore salvifico di Dio si fa tangibile. I ciechi riacquistano la vita. Gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati. I sordi odono. I morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Questi sono i segni che accompagnano la realizzazione del Regno di Dio. Non squilli di tromba o trionfi militari, non giudizi e condanna dei peccatori, ma liberazione dal male e annuncio di misericordia e di pace. Anche quest'anno ci apprestiamo a celebrare il mistero dell'incarnazione dell'Emanuele, il Dio con noi, che opera prodigi a favore del suo popolo, in particolare i più piccoli e fragili. Tali prodigi sono i segni della presenza del suo regno. E siccome gli abitanti delle periferie esistenziali continuano ad essere ancora molti, dobbiamo chiedere al Signore di rinnovare il miracolo del Natale ogni anno, offrendo noi stessi come strumento del suo amore misericordioso verso gli ultimi. Per prepararci adeguatamente a questa nuova effusione di grazia, la Chiesa ci offre il tempo di Avvento, nel quale siamo chiamati a risvegliare nei cuori l'attesa e a intensificare la nostra preghiera. A questo scopo, nella ricchezza delle diverse tradizioni, le chiese particolari hanno introdotto una varietà di pratiche devozionali. Nelle Filippine, da secoli, esiste una novena in preparazione al Santo Natale chiamata Simbang Gabi, Messa della Notte. Durante 9 giorni i fedeli filippini si ritrovano all'alba nelle loro parrocchie per una speciale celebrazione eucaristica. Negli ultimi decenni, grazie ai migranti filippini, tale devozione ha superato i confini nazionali ed è approdata in tanti altri paesi. Da anni si celebra la Simbang Gabi anche nella diocesi di Roma. E oggi la celebriamo insieme qui, nella Basilica di San Pietro. Attraverso questa celebrazione ci vogliamo preparare al Natale secondo lo spirito della parola di Dio che abbiamo ascoltato, rimanendo costanti fino alla venuta definitiva del Signore, come ci raccomanda l'Apostolo Giacomo. Ci vogliamo impegnare a manifestare l'amore e la tenerezza di Dio verso tutti, specialmente verso gli ultimi. Siamo chiamati ad essere fermento in una società che spesso non riesce più a gustare la bellezza di Dio e a sperimentare la grazia della sua presenza. E voi, cari fratelli e sorelle, che avete lasciato la vostra terra alla ricerca di un futuro migliore, avete una missione speciale. La vostra fede sia lievito nelle comunità parrocchiali alla quale appartenete oggi. Vi incoraggio a moltiplicare le opportunità di incontro per condividere la vostra ricchezza culturale e spirituale, lasciandovi
nello stesso tempo arricchire dalle esperienze altrui. Siamo tutti inviati a costruire assieme quella comunione nella diversità che costituisce un tratto definitivo del Regno di Dio, inaugurato da Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo. Siamo tutti chiamati a praticare assieme la carità verso gli abitanti delle periferie esistenziali, mettendo a servizio i nostri doni diversi, così da rinnovare i segni della presenza del Regno. Siamo tutti chiamati ad annunciare assieme il Vangelo, la buona novella di salvezza, in tutte le lingue, così da raggiungere più persone possibile. Il Santo Bambino che ci apprestiamo ad adorare, avvolto in povere fasce e adagiato in una mangiatoia, vi benedica e vi dia la forza per portare avanti con gioia la vostra testimonianza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Spirito Santo si è fatto e si è fatto un crocifisso solo non gli è fosse potuto verso il giorno di Gesù
Preghiamo a Dio Padre che ha cura di tutte le creature e diciamo con umiltà sincera. Gather all men into your church. Preserve Francis, our Pope. Protect and bless our bishops. Guide priests with your hand. Further holiness among the laity. Assist workers. Help those who have gifts to use them for your service. Be a strong helper to the defenseless. Grant deliverance to captives. Guard us from earthquakes. Save us from a sudden death. Bring those who have died in the light of your presence. Tu solo, Signore, puoi compiere ciò che gli uomini sembra possibile. Accogli le preghiere che ti rivolgiamo in comunione di fede e di carità. Per Cristo nostro Signore. Mama.
Pregate, fratelli, perché mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per sempre salvi noi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il Santo Mistero da Te istituito e con la Sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Salve il cuore, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora siamo a sperare vigilanti nella testa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, la potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Sacrus moat pancabuhay, kami tinubos mong tunay. Oo, Jesus, kami mahal, iligtas mo kami. Del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo, sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli,
diciamo insieme. Tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Come figli di Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore,
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci libera dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Prima di tutto e soprattutto, lode e gloria a Dio per averci donato questo momento benedetto, in cui siamo uniti come popolo di Dio e un caloroso abbraccio con il Santo Padre. Santità, i nostri cuori sono pieni di gioia e gratitudine per aver celebrato con noi il primo giorno del Simbang Gabi, la novena in preparazione al Natale. Simbang Gabi è una tradizione religiosa filippina che mette in sintonia e unisce il popolo filippino in preghiera per rendere grazie a Dio per il suo dono prezioso, Gesù Cristo, il Salvatore di tutta l'umanità. L'accoglienza che riceviamo qui nella Basilica di San Pietro incarna il messaggio evangelico. Ero straniero e mi avete accolto. Lei è Pietro, il Vescovo di Roma, il nostro Vescovo, che ci fortifica e ispira nella fede con il messaggio di accogliere, proteggere, promuovere e integrare migranti e rifugiati come noi nella Chiesa. Un altro Vescovo, il Beato Giovanni Battista Scalabrini, diceva più di un secolo fa a proposito dei migranti, dove il popolo che lavora e che soffre, vive la Chiesa, perché la Chiesa è la madre, l'amica, la protettrice del popolo e per esso avrà sempre una parola di conforto, un sorriso, una benedizione. Noi migranti filippini vogliamo unirci a lei come messaggeri e testimoni di una Chiesa dove nessuno è straniero, una Chiesa madre, amica e protettrice, perché tutti siamo figli e figlie di Dio, bisognosi di una parola di conforto, di un sorriso, di una benedizione. Abbiamo colore della pelle diversi, culture e tradizioni diverse, ma siamo come l'arcobaleno colorato dall'amore e la misericordia di Dio, Padre di tutti noi. Quasi 500 anni i missionari europei hanno piantato il seme della fede nelle nostre amate Filippine. Siamo felici e benedetti perché dopo 5 secoli siamo qui in Europa e in tutto il mondo trasmettendo la gioia e la bellezza del Vangelo. Siamo il frutto di quella luce che è stata accesa nella nostra terra tanto tempo fa, perché lo Spirito ha fatto meraviglie per e con noi filippini. Da ricettore della fede, i filippini sono oggi anche come migranti veri e propri discepoli missionari. Prima della celebrazione dell'ultima giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati, lei, Santo Padre, ha condiviso con me che le donne filippine sono contrabbandistas della fede. Sì, è vero, portiamo con noi ovunque andiamo la torcia della fede e del Vangelo nel mondo, la stessa fede e Vangelo che si sono stati trasmessi. Per questo oggi, qui, di fronte, lei trova un popolo felice e sorridente, perché la fiamma della fede continua ad ardere intensamente nel nostro cuore. Santo Padre, chiediamo quindi la preghiera e benedizione affinché possiamo continuare ad essere testimoni fedeli e tenaci del Vangelo. E noi continuiamo e continueremo ad essere in unione con lei nella preghiera affinché il Signore la guidi
e la benedica sempre nel suo ministero di pastore. Maraming salamat po, Padre Santo Padre. Mabuhay, Santo Padre. Mabuhay, Lolo Kiko. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua vita. Amen. Il cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operassi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere nella gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiate in pace. Diamo grazie a Dio. E continuate ad essere contrabbandisti della fede. Grazie.
Our blessing, but also our mission to the poor.